sempre di mobilità elettrica si parla, ma oggi è per un piccolo dato che penso sia un record e non da poco. Sono appena arrivati i dati inerenti alle vendite delle automobili elettriche riguardanti i primi sei mesi. Più nello specifico si parla in questo momento delle vendite di questi ultimi due mesi, quindi parliamo del mese di aprile e maggio. Perché? Perché è il periodo dove sono stati rilanciati gli incentivi, non solo in Italia ma anche in alcuni altri stati europei. Infatti questo tipo di classifica che viene stipulata e viene scritta è stata fatta a livello europeo, quindi non a livello italiano o a livello, diciamo, di altri paesi d'Europa tipo gli Stati Uniti o la Germania, ma è un discorso quindi europeo. Hanno preso come campione la Francia, hanno preso come campione la Spagna, hanno preso come campione Portogallo, Germania e l'Italia, ovviamente, per fare un assunto di quello che è stato il numero uno delle vendite di auto elettriche in Europa. I modelli sono davvero tanti, sono ormai, il mercato è invaso da ogni tipo di automobile, da ogni tipo di chiamiamo anche prezzo, volendo vedere, contando gli incentivi statali, ma anche e soprattutto di ogni caratteristica che potrebbe essere l'auto di lusso, come potrebbe essere l'auto invece un pochettino più economica per le city car. E sono rimasto sorpreso di vedere in questo elenco, che vi lascio qui sotto il link in descrizione da andare a vedere, che non è una cosa mia ma è di chi ha fatto effettivamente questo piccolo sondaggio, di vedere qual è stata l'auto più venduta in assoluto in Europa. Si parla di 550.000 unità in un mese di vendita, con un prezzo aggressivo e dir poco, ovvero contando gli incentivi statali si parla di circa di 13.600 euro, quindi un prezzo davvero scandaloso per un'auto, soprattutto se adesso vi dico di che auto si parla. All'inizio, sfogliando la classifica, la prima cosa che mi è saltata in testa è ok, sarà sicuramente una Tesla. Poi ho guardato il prezzo e ho detto la vedo difficile che a 13.600 euro si possa riuscire a portare a casa una Tesla. Allora mi sono detto ma magari sarà comunque qualche competitor di Tesla, anche perché si parlava già di una sorpresa di questo tipo di risultato, ma in realtà non è nessun tipo di competitor di quello che può essere la fascia di mercato anche delle Tesla. Un piccolo appunto: parlando con amici e conoscenti, tutti mi hanno detto accidenti, però bella la Tesla, ma quanto costa sta automobile? Allora sì, è vero, il prezzo delle Tesla sicuramente non è a buon mercato. Tra l'altro, non so se avete visto recentemente, hanno ritoccato i listini e i prezzi sono aumentati rispetto al precedente periodo, rispetto al precedente quarter, come lo chiamano loro, anche perché l'aumento dei costi delle materie prime, l'aumento del costo delle batterie, l'aumento del costo della manodopera, i licenziamenti che sono stati effettuati da Elon Musk con Tesla, insomma hanno toccato un attimino questo tipo di cosa, ma in realtà neanche tra i primi 5 posti c'è una Tesla, che è vero, sarà anche cara rispetto a altre auto o altre automobili, ma comunque il prezzo di una Tesla è notevolmente inferiore ad automobili di brand blasonati quali Mercedes, BMW e Audi, che buttano sul mercato anche loro le loro ammiraglie elettriche. Quindi paragoniamo e parliamo di marche blasonate, quindi parliamo di Mercedes, BMW, Audi, Volvo, automobili che già nella norma costano un bel po' di soldoni, ma nel caso dell'elettrico hanno davvero esagerato. Modelli che possiamo paragonare tranquillamente a quelli che sono la Model 3 o la Model S di Tesla, che sono, dicono, auto che costano tanti soldi. Partiamo dagli 80-85 mila euro fino ad arrivare a botte da 145-160 mila euro. Ok, per carità, nessuno vuole dire che i re e le regine devono essere spodestati dal trono delle macchine di lusso, ma non parliamo di Ferrari, non parliamo di Maserati, di Lamborghini, parliamo di Mercedes e BMW e Audi e comunque anche Volvo, che sono automobili che comunque nella norma vengono vendute ugualmente sul mercato. Anni fa un rappresentante abbastanza famoso, che fa anche articoli e video vlog su YouTube,
aveva fatto un piccolo test, aveva da poco cambiato la sua automobile, doveva scegliere se rinnovare il suo vecchio leasing con una Volvo, come aveva sempre avuto, oppure passare finalmente ad una Tesla. Allora, parliamo però, attenzione, di un rappresentante che fa tanti chilometri nel nord Italia e quindi comunque ha la possibilità in modo molto semplice di gestire i 700 km di autonomia di una long range con tutto quello che è anche la parte di ricarica, quindi non è un rappresentante che gira tutta l'Italia dove potrebbe avere un po' di problemini a trovare qualche colonnina di ricarica, come oggi purtroppo ancora potrebbe capitare. E niente, aveva fatto dei conti sia preventivi che successivi all'acquisto e aveva scoperto in pratica che rispetto al leasing della sua Volvo, che ha sempre acquistato, quindi parliamo della classica Volvo da rappresentanza, quindi lo station wagon, l'ex 740 e tutti gli altri, con la Tesla Model S Long Range, beh, alla fine era arrivato a più o meno la stessa cifra, risparmiando qualcosina per quello che riguarda le manutenzioni e la fornitura di carburante con ovviamente la Tesla. Quindi non diciamo che costa, perché sì, è vero, un'automobile che costa, ma con la tecnologia e il sistema di batterie, il sistema di controllo e tutta la parte di innovazione tecnologica che quest'auto ha portato, non è un'auto che costa tanto. E comunque tranquilli, non è la Tesla che ha venduto di più, ma ha venduto di più il rullo di tamburi, la Fiat 500. Facciamo una parentesi, italianità a parte, campanilismo a parte, sappiamo benissimo che ormai Fiat soltanto storicamente è un marchio italiano, perché ormai con tutte le unioni varie ed eventuali è un marchio che potremmo più definirlo europeo barra americano, con tutto quello che c'è stato dentro di mezzo e ancora tuttora c'è. Però se vogliamo guardare lo stile, il look di quello che regna ancora sovrano con i modelli, beh, la 500, ragazzi, è davvero bella, davvero davvero bella. Non nego che a me è sempre piaciuta, attenzione, è sempre piaciuta sia il modello standard che era appena uscito anni fa, che l'ibrida che è uscita successivamente, perché dava comunque la possibilità di avere davvero in mano una city car completa, con la sua tecnologia a bordo, con un motore che comunque dava la sua soddisfazione e comunque con un ibrido che fino a 50 km orari ci permetteva di utilizzare l'automobile senza avere praticamente alcun tipo di uso del motore termico. Poi con l'avvento dell'ibrida di seconda generazione ha portato il chilometraggio un po' più elevato per quello che era la percorrenza prima che entrasse in funzione del motore termico, ma ragazzi, con l'elettrica abbiamo fatto davvero un salto da gigante e secondo me dobbiamo aspettarci a breve una piccola rivoluzione su tutta la linea Fiat, perché questo tipo di studio sulla 500 ha fatto sì che secondo me potevano capire che è il momento giusto di spingere l'acceleratore anche sull'elettrico di casa Fiat. Questo 500 potrebbe essere stato un esperimento, la seconda generazione l'hanno resa molto più performante e molto più competitiva con le altre anche per quello che riguarda la percorrenza dei chilometri, soprattutto con la versione con il motore più potente, non tanto quella con il motore un po' più piccolino, più che altro per la resa delle batterie. Quindi non è escluso che a breve possa arrivare un modello rinnovato con magari, che ne so, un po' più di autonomia, oppure la stessa tecnologia che la porta magari su modelli un po' più alti, quindi facendo sparire quella porcata, perdonatemi, del mild hybrid, che non ha nessun senso, non vuol dire niente, perché è un motorino elettrico come può essere quello che ha mia figlia sulla Peg Pere per dare la corrente al condizionatore e al tergicristallo, che chi se ne frega, può anche dire, tanto la benzina la sto consumando ugualmente con quello che costa. E voi cosa ne pensate? Vi piace la 500 elettrica? Vi sembra una macchinina da poter utilizzare? Ovvio, parlo sempre di mobilità urbana, non sto assolutamente dicendo che è un'automobile della famiglia, per la famiglia, che possa andare a sostituire piccoli SUV, station wagon, per andare magari in vacanze, per muoversi con la famiglia, no, assolutamente.
anche se una volta tutti ci si muoveva con delle 500 anche per fare 1000 km dal nord al sud dell'Italia per le ferie estive, penso a chi dalla Lombardia magari andava in Puglia, in Basilicata, con le 500 stracariche di pacchi, parliamo degli anni 70, quindi con le prime mobilità in giro per l'Italia, ma oggi purtroppo siamo abituati troppo bene, siamo abituati con lo spazio, siamo abituati con tutte le valigie dietro a seguito, con portarsi dietro insieme a noi la televisione, il frigorifero, il microonde, perché sennò non si vive neanche per 5 giorni, quindi ovvio che le esigenze sono diventate diverse. E se sono diventate diverse le esigenze, ovviamente non basta più l'auto piccolina per muoversi, ma serve qualcosa di più capiente. Ma per la mobilità urbana, secondo me, non è davvero male. Cosa ne pensate? Vi ricordo come sempre di lasciare qui sotto un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella.